Cubers, io sono Carolina e oggi vi spiegherò l'F2L intuitivo. Allora, se non sapete di cosa sto parlando, sto facendo una serie che avrà 5 episodi nei quali vi spiegherò passo passo come risolvere un cubo di Rubik con il metodo Friedrich, o meglio conosciuto metodo SIFOP, che è una sigla più accurata che sta per Cross, F2L, OLL e PLL. Se ancora non sapete di cosa sto parlando, vuol dire che non avete visto gli altri episodi della serie. E nel primo episodio l'introduzione vi spiega appunto cosa significa la sigla e in cosa consiste questo metodo, mentre nel secondo episodio vi spiego come risolvere la croce però verso il basso. Quindi se voi utilizzate il metodo principianti, andate a vedere quei video là. Se invece lo stavate aspettando perché avete seguito tutta la serie, vuol dire che siete delle brave persone e adesso vi spiegherò come risolvere l'F2L. Se invece siete a zero, proprio se non sapete risolvere un cubo di Rubik, questo non è video per voi perché dovete imparare un metodo principiante. Quindi questo video si rivolge a coloro che sanno già risolvere il cubo di Rubik con il metodo principianti. Oggi vi spiegherò come risolverlo con un metodo avanzato. Allora, l'F2L deve essere imparato intuitivamente. È una cosa che consigliano tutti, ma alcune persone non l'hanno ancora capito. Allora, l'F2L è intuitivo e dovete capire il meccanismo che c'è dietro. Questo fa sì che voi non solo impariate bene cosa significa risolvere ogni caso, ma vi fa anche ragionare su quello che state facendo e sarà un grande incentivo per spronarvi a migliorare, perché questo, come ho già anticipato negli altri video, è la parte più importante delle nostre risoluzioni, in quanto appunto è una parte intuitiva, quindi non c'è un algoritmo che possiamo imparare e fare a ripetizione finché non l'eseguiamo velocemente. C'è soltanto un ragionamento. Ovviamente in futuro ci saranno anche algoritmi da imparare, come sapete, se seguite la mia serie Algo of the Week, ho portato tanti algoritmi per l'F2L, ma gli algoritmi per l'F2L che porto in Algo of the Week sono algoritmi avanzati che dovete imparare se avete già imparato l'F2L intuitivamente. L'F2L intuitivo è molto semplice e adesso vi spiegherò come realizzarlo, spiegandovi anche la logica che c'è dietro. Allora, intanto partiamo dando per scontato che voi utilizziate un metodo principianti a strati. Nel metodo a strati voi andate ad inserire un angolo, quindi tutti gli angoli e poi tutti gli spigoli. Noi cosa vogliamo fare? Vogliamo inserire sia l'angolo sia lo spigolo, quindi insieme in una sola mossa, cioè in un solo passaggio. Quindi inseriremo tutte le coppie una per volta. Quello che vogliamo ottenere è una cosa del genere, dove abbiamo, come vedete, tutti i primi due strati fatti e lo facciamo risolvendo una coppia alla volta. Adesso vi spiego come realizzare una coppia. Allora, come ho detto, partiamo dal presupposto che voi utilizziate il metodo principianti, inserendo un angolo. Per inserire quest'angolo che abbiamo, quindi partiamo dal fatto che ho fatto una croce bianca. Spero che riusciate tutti a seguire con la croce bianca. E metteremo a posto questo angolino qua, ovvero verde, arancione e bianco. Quindi come lo mettiamo? Facciamo U, R, U', R'. Come vedete abbiamo inserito un angolino. Teniamo d'occhio questo che abbiamo inserito e vediamo che attaccato all'angolino c'è uno spigolo. Vediamo che quando inseriamo un angolo, attaccato c'è anche uno spigolo. Guardate bene di che colore è questo spigolo. Lo spigolo è arancione e blu. Proviamo a fare le mosse inverse, ovvero le mosse che abbiamo fatto prima al contrario, quindi R, U, R', U'. Lo stesso identico spigolo che avevamo trovato qua, dov'è? È qua. Quindi, come vedete, noi quando andiamo a inserire questo angolo, inseriamo anche automaticamente lo spigolo che ci ha attaccato. Quindi noi andiamo a fare questa mossa qui. U, R, U', R'. Vediamo che inseriamo non solo l'angolo, ma anche uno spigolo attaccato. Quindi la logica che c'è dietro l'F2L è fare in modo che prima di inserire l'angolo, attaccato adesso ci sia anche lo spigolo del colore che andrà ad essere inserito in questo punto, quindi sempre lo spigolo verde e arancione. Ora vi spiegherò come attaccare all'angolo lo spigolo. Come vediamo, lo spigolo è qui, in questa posizione, sullo strato U. Noi dobbiamo attaccarlo qui, quindi fare in modo che arrivi al posto dello spigolo arancione blu. In questo modo, quando andremo ad inserire l'angolo, inseriremo automaticamente anche lo spigolo senza fare due passaggi. Allora, come facciamo? A questo punto vi introdurrò il concetto di range of movement, ovvero range di movimento, quello che muovi facendo una mossa. Voi non so se ne siete consapevoli, ma quando voi fate una mossa muovete una serie di pezzi. Quando io faccio una mossa di questo strato, ovvero dello strato U, muovo tutti i pezzi che ci sono sullo strato U, ma non muovo nient'altro di quello che sta su questi strati. Quindi,
sappiamo che tutte le volte che faccio una mossa U io muovo 4 angoli e 4 spigoli che stanno sullo strato U. Allora, come faccio per mettere questo in questa posizione senza spostare l'angolo? Perché io devo spostarlo, ma se faccio così, come vediamo, qua ho lo spigolo, ma l'angolo non c'è. Allora, devo togliere quest'angolo dal range of movement, quindi dallo spazio di movimento. Come faccio? Vi ho detto che quando muovo questa, tutti questi strati rimangono invariati. Come vedete, muovo questa, ma gli angoli e gli spigoli qua sotto non hanno nessuna variazione. Quindi io tolgo quest'angolo dal range of movement facendo una mossa F. Come vedete, a questo punto lo strato U contiene ancora lo spigolo, ma non contiene più l'angolo. Quindi quando noi andremo a muovere questo strato U, quest'angolo sarà fuori dal range of movement. A questo punto noi andremo a spostare quest'angolo al posto di questo qui. Come sappiamo, era questo l'angolo attaccato che dovevamo inserire inserendo lo spigolo. Quindi se noi togliamo l'angolo dal range of movement e mettiamo questo spigolo al posto di questo, ovvero lo spigolo che ci andrà attaccato, quando rimettiamo l'angolo nel range of movement, vediamo che abbiamo una coppia. Vedete che abbiamo formato una coppia angolo-spigolo, quindi l'angolo e lo spigolo sono attaccati. Questa si chiama coppia F2L. Quindi noi andiamo ad inserire l'angolo nel metodo convenzionale. Non so se voi usavate questo metodo, ma spero di sì, così risulterà un po' più facile. Quindi andiamo ad inserire l'angolo con attaccato lo spigolo, quindi sempre facendo U, R, U', R'. E vediamo che abbiamo inserito un angolo, ma anche uno spigolo, e siamo risparmiati un passaggio. Allora, questo era il primo caso, quindi adesso vi farò vedere un po' meglio quello di cui sto parlando, andando ad inserire un'altra coppia. Adesso andiamo a completare la coppia rossa e verde. Allora, abbiamo, come vedete, angolo e spigolo sullo strato U. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo unirli, perché come prima noi andremo ad inserire l'angolo con le mosse U, R, U', R'. Ma vogliamo inserire anche lo spigolo insieme all'angolo, in questo punto, al posto dello spigolo giallo e blu. Quindi, se abbiamo l'angolo qui e abbiamo lo spigolo qui, dobbiamo fare in modo che lo spigolo arrivi qui, quindi nello stesso identico punto dove adesso sta il giallo e blu. Stesso concetto di prima, dobbiamo fare in modo di togliere quest'angolo dal range of movement per posizionare questo in questo punto. Allora, cosa facciamo? Facciamo una mossa F. Come vediamo, il range of movement adesso non è occupato da nessun angolo che ci interessa, perché l'angolo che ci interessa è andato qui. Quindi noi mettiamo questo al posto del blu giallo, lo mettiamo qui e poi facciamo una F inverso, quindi abbiamo visto che abbiamo formato una coppia. Dopo aver formato una coppia, la inseriamo come inserivamo quest'angolo normalmente, quindi U, R, U', R'. Vediamo che abbiamo formato un'altra coppia. Questa è la logica che ci sta dietro. Adesso vi spiegherò un altro po' di cose, in modo che riusciate a risolvere ogni caso che vi capita. Allora, potrebbe capitarvi che l'angolo che avete non ha il bianco davanti a voi, ma ha il bianco davanti a voi solo se tenete la coppia sulla sinistra. A questo punto voi dovrete imparare a fare le stesse mosse che fate con la destra anche con la sinistra. Quindi voi dovete sempre, ogni volta che inserite un angolo, assicurarvi di avere il bianco verso di voi. Dovete avere il bianco verso di voi. E a questo punto dovete fare le stesse mosse che facevate con la mano destra, però con la sinistra. Quindi per inserire quest'angolo dalla mano sinistra, voi dovete fare U', L', U, L. Abbiamo inserito l'angolino. Facciamo le mosse inverse, sempre stessa logica. Vediamo che attaccata a quest'angolino qua c'è questo spigolo qua, giallo e rosso. Allora, dobbiamo mettere questo spigolo qua, che è il suo colore, quindi quello che andrà qua una volta completata la coppia. Dobbiamo metterlo al posto del giallo-rosso, quindi sempre nello stesso modo. Noi dovremmo nascondere quest'angolo qui dal range of movement. Eppure state bene attenti, perché quando noi facciamo una mossa F per toglierlo dal range of movement, nel range of movement capita questa. Questa è una coppia già fatta. Allora, come facciamo? Quando muoviamo U, come vedete, muoviamo anche una coppia fatta. Quindi non va bene, perché noi dobbiamo, prima di fare ogni mossa, controllare che il nostro range of movement sia libero, quindi non sia occupato da cose che abbiamo già costruito e potremmo distruggere. Allora,
cosa facciamo? Possiamo completare questa coppia sempre nello stesso modo, ma ruotando il cubo dobbiamo nascondere quest'angolo in modo che quando lo nascondiamo dal range of movement, il range of movement deve essere libero. Quindi come vedete qua non c'è nessuna coppia inserita, mentre invece se noi lo muoviamo qua c'è una coppia inserita. Quindi noi dobbiamo fare in modo che sia fuori dal range of movement ogni cosa che abbiamo costruito. Quindi facciamo una F'. Togliamo ogni cosa dal range of movement e sostituiamo questo spigolo con lo spigolo sbagliato. Abbiamo formato una coppia. A questo punto mettiamo la coppia nel posto dove era prima, con il bianco davanti a noi, sopra allo slot dove andrà inserita. Facciamo, come vi ho spiegato prima, U', L', U', L, e abbiamo inserito un'altra coppia. Adesso vi spiegherò invece il caso numero 2 dell'F2L. Finora vi ho spiegato il caso principale, ovvero il caso numero 1. Adesso vi spiegherò il caso numero 2 e vi spiegherò qual è la differenza fra il caso numero 1 e il caso numero 2. Allora, nel caso numero 1 avevamo un angolo e uno spigolo, entrambi con lo stesso colore sullo strato superiore. Quindi noi vediamo che abbiamo l'angolo e lo spigolo che hanno lo stesso colore. Quindi quando noi andiamo a fare una mossa F nascondendo l'angolo, mettere lo spigolo al suo posto, riportare sull'angolo, formiamo una coppia facilmente perché avevano entrambe lo stesso colore sullo strato superiore. Invece in questo caso vogliamo inserire la coppia arancione e blu, ma vediamo che lo spigolo corrispondente non ha il blu sullo strato superiore, ma ha l'arancione. Quindi se noi andiamo ad unire la coppia come vi ho spiegato, quindi nascondendo questo dal range of movement, spostando il pezzo dove deve andare e mettendo questo nel suo posto, vediamo che la coppia non è formata, ma è sbagliata, perché l'angolo è nella posizione opposta, quindi non è una coppia formata bene, perché non andremo a fare un inserimento giusto. Allora qua c'è un altro modo per formare la coppia. In questo caso, per formare la coppia, dovete posizionare lo spigolo rispettivamente all'angolo nella posizione di una L. Infatti in questo caso si può chiamare anche caso L. Cosa vuol dire? Che voi, se prima mettevate lo spigolo qua, in questa esatta posizione vicino all'angolo, quando avete lo spigolo del colore opposto dovete metterlo nella posizione opposta, quindi linea retta dall'altro lato. Perché? Perché quando voi andrete a inserire l'angolo non farete più una mossa come prima, ma farete R, U, R' e vedete che si connettono, perché quando voi andate a inserire l'angolo in questo modo, cioè con R, U, R', l'angolo connette lo spigolo che si trovava in questa posizione. Allora, il caso 2, come vedete, è leggermente più complicato, ma dipende anche dal modo in cui eravate abituati ad inserire gli angoli durante il metodo a strati. In ogni caso, nel caso 2, voi dovete essere sempre sicuri che il bianco sia sulla vostra destra o sulla vostra sinistra. Nel caso 1 dovevate sempre avere il bianco davanti a voi. Come vedete, il bianco doveva essere davanti a voi e dovevate inserire la coppia facendo U, R, U', R'. In questo caso, invece, il bianco deve essere alla vostra destra o alla vostra sinistra, nel caso specchiato che vi farò vedere successivamente. Dovete fare in modo, come vi ho detto, che lo spigolo con nello strato superiore il colore opposto al colore che c'è qua, quindi questi devono essere diversi, allora dovete fare in modo che si trovi a sua volta nel punto opposto, quindi non attaccato ma in linea retta nell'altro spigolo. In questo modo, quando voi andrete a fare una R, questi si uniranno. Quando andrete a fare una U, questo andrà al suo posto, R', la coppia sarà formata. Vi faccio un breve esempio. Abbiamo un angolo e uno spigolo, entrambi sulla faccia superiore. Andiamo a vedere di che colore sono. Questo è blu, questo è arancione. Vuol dire che sono del caso 2. Vuol dire che dovrò mettere lo spigolo non adiacente, quindi non attaccato al suo angolo, ma nel punto opposto, perché il colore è diverso. Il punto deve essere opposto, quindi linea retta nel punto opposto a formare una specie di L. Allora, come faccio? Vediamo che ho sempre l'angolo e sempre lo spigolo sullo strato superiore. Ritorno al concetto di range of movement. Dobbiamo fare in modo che questo venga spostato qua, però rispettivamente all'angolo, perché se facciamo così non si forma una L, o almeno non la L che vogliamo noi. Deve essere spostato rispettivamente all'angolo, quindi come prima dobbiamo nascondere l'angolo dal range of movement e dobbiamo preoccuparci di non rovinare le tre coppie inserite. Cosa facciamo? Lo mettiamo in questo modo. Quando lo nascondiamo facendo una mossa F', nel range of movement non c'è niente
niente di fatto, quindi non ci sono coppie. In tutto lo strato superiore che andiamo a muovere non c'è niente. Allora, vediamo che qua sarebbe la coppia, quindi lo spigolo deve andare qua a formare una L. Quindi noi nascondiamo questo da range of movement, posizioniamo questo spigolo in questa posizione e andiamo a riportare lo spigolo dove era prima. Adesso abbiamo una L, l'abbiamo in questo modo. Mettiamo l'angolo di riferimento davanti a noi, nello slot davanti a noi, con il bianco però sulla destra. E adesso facciamo R, U, R'. E abbiamo risolto la nostra coppia. Stesso caso vale per la sinistra. Vedete che vi trovate sempre, in questo caso, la coppia verde e arancione da risolvere. Cosa facciamo? Vediamo che ci sono angolo e spigolo. Hanno anche questa volta due colori diversi, quindi vuol dire che sarà il caso 2. Abbiamo una L, dobbiamo solo inserirla, ma vediamo che se ci teniamo lo slot sulla destra, il bianco sarà davanti a noi. Il bianco nel caso 2 non deve mai essere davanti a noi, quindi cosa facciamo? Lo mettiamo sulla sinistra. Se non può stare sulla destra, può stare sulla sinistra. In questo caso è di lato, quindi è come lo volevamo noi. Andiamo a fare la mossa che facevamo a destra, specchiata sulla sinistra. Spero che vi sia chiaro il concetto di fare le mosse specchiate, perché è molto importante. Quindi facciamo L' e vediamo che la coppia si unisce. Poi facciamo una U', L, e vediamo che la coppia la inseriamo. Questo è il caso specchiato sulla sinistra. Allora, a questo punto io vi farò vedere alcuni esempi di risoluzione del left to L, in modo che capiate come affrontare ogni situazione. Abbiamo un cubo mischiato con la croce bianca fatta e andremo a inserire i primi due strati utilizzando il metodo del left to L. Partiamo. Allora, i primi pezzi che mi saltano all'occhio sono questi due. Vediamo il verde e arancione. Vediamo che c'è un angolo qui e uno spigolo qui, quindi entrambi sulla faccia U. Allora, lo strato U è lo strato di riferimento, quindi se vedete che ci sono già un angolo e uno spigolo qua sopra, fate questi per primi. Adesso che abbiamo individuato l'angolo e lo spigolo, andiamo ad individuare il colore che troviamo sulla faccia superiore. Come vedete, abbiamo verde nell'angolo, verde nello spigolo, vuol dire che siamo nel caso 1, stesso colore sullo strato superiore. Quindi cosa facciamo? Connettiamo quest'angolo a questo spigolo e andiamo ad inserire la coppia formata. Allora, dobbiamo come prima introdurre lo spigolo spostando l'angolo dal range of movement e inserendo questo in questo posto, quindi attaccandolo all'angolo. Togliamo l'angolo dal range of movement facendo F. Spostiamo questo spigolo in questa posizione e riportiamo l'angolo dove era prima. Abbiamo formato la coppia verde e arancione. Teniamo, come vi ho detto, il bianco davanti a noi e lo inseriamo facendo U, R, U', R'. E vediamo che abbiamo inserito la prima coppia. Adesso andiamo a cercare sullo strato U se abbiamo un angolo e uno spigolo. Vedete che ce li abbiamo. Abbiamo questo spigolo verde e rosso, quest'angolo verde, rosso e bianco. Vediamo anche in questo caso quali sono i colori che abbiamo sulla faccia superiore. Vedete che abbiamo un'altra volta verde e verde, quindi siamo di nuovo nel caso numero 1, il primo caso che vi ho spiegato. Cosa facciamo? Connettiamo questo spigolo all'angolo in questa esatta posizione a formare una coppia. Allora, anche questo caso va risolto guardando con attenzione il range of movement. Se voi vedete che abbassando quest'angolo da range of movement nel range of movement, quindi nello strato U, arriva una coppia già inserita, non è libero. Il vostro spazio di movimento non è libero, quindi voi non potete muovere U. Quindi rimettete a posto e cercate un modo di nascondere l'angolo senza portare su uno spigolo fatto. Quindi proviamo a fare F così. In questo modo nascondiamo l'angolo dal range of movement, però non abbiamo niente che ci interessa, perché non abbiamo coppie formate, quindi mettiamo quest'angolo in questa posizione e poi portiamo su l'angolo. Vediamo che abbiamo formato un'altra coppia. A questo punto dobbiamo tenere sempre il bianco davanti a noi, quindi in questo caso la coppia andrà risolta da sinistra, perché se lo teniamo a destra il bianco non è verso di noi, quindi andiamo a inserire la coppia tenendo il bianco verso di noi sulla sinistra e facciamo U', L', U, L e la coppia inserita. Analizziamo cosa troviamo in questo momento. Allora, abbiamo due possibilità. Una coppia, angolo spigolo, che ha già copiata ma in modo sbagliato. Infatti, come vedete, non è una coppia formata bene, perché il bianco è qua e dovrebbe stare qua. Cosa facciamo in questo caso? Andiamo a separarli. Li andiamo a separare come? Sempre utilizzando il concetto di range of movement. Quindi se noi andiamo a nascondere quest'angolo dal range of movement in questo modo, ci ritroviamo tutto il range of movement libero, ma
questo spigolo rimane qua, quindi lo possiamo muovere rispettivamente all'angolo, mentre invece se noi nascondiamo tutti e due, quindi se noi ci ritroviamo così e nascondiamo sia angolo che spigolo, muovendo questo non risolviamo niente. Dobbiamo nascondere l'angolo e tenere su lo spigolo per separarli. Allora andiamo a fare questa operazione muovendo l'angolo con una mossa F, ma tenendo lo spigolo sullo strato U e muovendolo. Abbiamo separato l'angolo e lo spigolo e adesso possiamo applicare le nostre conoscenze, quindi dobbiamo capire se è il caso 1 o il caso 2. Ancora una volta vediamo che il colore sullo strato U è lo stesso. Quindi come facciamo? Andiamo a mettere lo spigolo in questa posizione, quindi attaccato all'angolo. Anche qui state attenti al range of movement. Se noi nascondiamo l'angolo così, ancora una volta il range of movement sarà occupato dalla coppia, questa coppia qua che era stata già inserita precedentemente. Quindi cosa facciamo? Lo facciamo in un'altra posizione. Proviamo a muoverlo così e nascondiamolo in questo modo. Come vediamo la coppia di riferimento non esiste, quindi è libero, non c'è nessuna coppia, niente che ci impedisca di muovere il range of movement, quindi lo strato U. E quindi procediamo attaccando questo spigolo all'angolo, mettendolo in questa posizione. Tiriamo sull'angolo, vediamo che abbiamo una coppia formata. Anche a questo punto dobbiamo vedere come è posizionato il bianco. Se il bianco sta davanti a noi sulla sinistra, la coppia andrà inserita a sinistra. Se il bianco, tenendo la coppia a destra e mettendo la coppia sopra al suo slot, vediamo che il bianco non è davanti a noi, dobbiamo tenerla a sinistra, perché il bianco, come vi ho detto, nel caso 1 deve sempre essere davanti a noi. Quindi a questo punto inseriamo la coppia facendo U', L', U, L. Ultima coppia. A questo punto ci troviamo un caso un po' più complicato, perché abbiamo sempre angolo e spigolo sullo strato superiore, ma l'angolo è posizionato col bianco in alto e lo spigolo è qua, bello tranquillo. Allora dobbiamo fare in modo che il bianco sia sempre verso di noi o verso destra, ma mai verso l'alto, perché non vi ho spiegato niente con l'angolo verso l'alto. Quindi cosa facciamo? Cominciamo a prendere l'angolo e mettendolo sul suo slot, quindi al di sopra del punto da dove dovrà essere inserito, e facciamo una sexy move, quindi R, U, R', U'. Vediamo che l'angolo non è ancora nello strato superiore, è ancora qui, quindi facciamo un'altra volta R, U, R', U'. Come vediamo adesso l'angolo è posizionato senza il bianco verso l'alto, quindi va bene. Questa è un'operazione che potete fare ogni volta che vi trovate o un angolo inserito però sbagliato, quindi un angolo inserito magari o in uno slot sbagliato o nel suo posto ma col bianco orientato male, oppure lo spigolo che vi interessa col bianco verso l'alto. In entrambi i casi voi potete fare delle sexy move partendo dallo slot che avete libero e l'angolo cambierà orientamento e posizione e avrete il caso che volete. Allora, adesso che abbiamo portato il bianco non verso l'alto, lo spigolo ce l'abbiamo, l'angolo ce l'abbiamo, entrambi sullo strato U, andiamo ad applicare le nostre conoscenze. Vediamo che abbiamo uno spigolo con l'arancione verso l'alto, un angolo col blu verso l'alto. Quindi in questo caso abbiamo un caso 2, quindi caso della L, caso di secondo tipo. Finora avevamo utilizzato il caso 1, adesso dobbiamo andare ad utilizzare il caso 2. Per utilizzare il caso 2, come vi ricorderete, non dobbiamo più formare una coppia, ma dobbiamo mettere lo spigolo qua, quindi nella parte opposta in linea retta rispetto al punto dove andava inserito nella coppia, quindi a formare una L di questo tipo. Quindi questo sarà l'angolo, questo sarà lo spigolo, e il motivo è che facendo una R questo si connette qua. Quindi noi dobbiamo portare lo spigolo qua senza muovere l'angolo, ovvero dobbiamo muoverlo rispettivamente all'angolo. Per farlo, come vediamo, dobbiamo utilizzare ancora una volta il concetto di spazio di movimento. Questo concetto però, come vi ho detto prima, deve essere ben capito. Se noi nascondiamo l'angolo in questo modo, dal range of movement, lo occupiamo con una coppia fatta. Non va bene, non possiamo rovinare una coppia già fatta. Dobbiamo utilizzare l'unico punto che ci rimane, ovvero questo. Quindi se noi mettiamo l'angolo così e lo nascondiamo, non va niente sulla U, quindi una volta assicurati che la U sia libera, quindi non ci siano coppie formate, a questo punto dobbiamo muovere questo spigolo in questa posizione, ovvero a formare una L con l'angolo. Quindi nascondiamo l'angolo, portiamo lo spigolo in questa posizione, riportiamo l'angolo dov'era e abbiamo formato una L. A questo punto dobbiamo portare l'angolo davanti a noi sulla destra, esattamente sopra allo slot dove andrà inserito. Dobbiamo tenere sempre il bianco alla nostra destra o sinistra, mai davanti a noi, come sappiamo nel caso 2. Quindi nel caso 2 sempre o destra o sinistra, mai davanti. A questo punto facciamo la nostra mossa per inserire angolo e spigolo insieme, quindi R, U,
R' e abbiamo inserito anche l'angolo. Allora, spero che vi sia chiaro. Se non vi è chiaro qualcosa, chiedetemi qua nei commenti e vi risponderò tranquillamente a tutti. Se avete bisogno di aiuto, potete tranquillamente cercarmi su Instagram. Mi chiamo Una Realtà al Cubo. Vi scriverò il nome di Instagram in descrizione. Potete tranquillamente scrivermi in direct se avete dei problemi, se volete dei suggerimenti. E fatemi sapere se vorreste delle example solves per principianti per capire meglio. Il video è già troppo lungo, quindi il video finisce qua. E iscrivetevi al canale per non perdervi gli altri video della serie che vi spiegheranno come risolvere OLL e PLL con il metodo semplificato. E il video finisce qua, ci vediamo al prossimo video, ciao!